Militari ucraini sparano con il lanciagranate anticarro nei pressi di Soledar, nell'est del paese. Sarebbero almeno 23 i droni abbattuti la notte scorsa dalle difese di Kiev. Dei 17 di fabbricazione iraniana ne sarebbero stati intercettati e distrutti 16, colpiti anche un drone da ricognizione e 6 tattico-operativi. Intanto doppia conferma sulle bombe a grappolo. Il Pentagono annuncia: li abbiamo consegnati a Kiev, e un portavoce militare ucraino conferma: abbiamo a disposizione le bombe a grappolo degli Stati Uniti d'America. Fanno parte di un pacchetto di sicurezza da 800 milioni di dollari. Queste munizioni sono vietate in più di 100 paesi, ma l'Ucraina si è impegnata a utilizzarle solo per allontanare concentramenti di soldati nemici. La controffensiva ucraina sembra procedere nell'area sud di Bakhmut, la cittadina orientale recentemente caduta nelle mani russe. Capitolo Wagner. In un'intervista il presidente russo Putin rivela di aver offerto ai mercenari di continuare a combattere agli ordini del loro attuale comandante, identificato come Andrei Sedoi Trokhev, e non Prigozhin evidentemente, ma si è visto rispondere con un secco no. Poi il capo del Cremlino afferma che giuridicamente la Wagner non esiste. Dagli Stati Uniti ancora il Pentagono sostiene che la Wagner non partecipa più in modo significativo alla guerra in Ucraina, anche se molti suoi uomini sono rimasti nelle aree occupate.